grazie Presidente. Intanto premetto che questa delibera è stata discussa in Commissione anche alla presenza del consigliere Pelonzi ad ottobre. Quindi da ottobre a febbraio io penso che ci sia stato un margine di tempo sufficiente per approfondire almeno un capitolo delle norme tecniche attuative che trattano proprio delle norme previste per i parchi agricoli. Allora, io non so i consiglieri come intendono votare la delibera, però comunque è meritevole l'intenzione di partecipare a migliorare la delibera, tant'è che sono stati portati almeno 5 ordini del giorno che abbiamo discusso. D'altra parte, dal consigliere Pelonzi non ho visto né tentativo di emendare né di modificare in alcun modo né alcun ordine del giorno relativo alla delibera. E ripeto, da ottobre a febbraio c'è stato tutto il tempo per ragionare su questo atto. Il consigliere legge purtroppo solo una parte del maxi emendamento. In realtà il maxi emendamento va a modificare anche la prima parte del dispositivo e questo l'abbiamo valutato proprio con gli uffici affinché, come ho più volte detto e ribadito, il documento fosse quanto più attuabile possibile proprio da parte degli uffici. E il dispositivo dice chiaramente di dare mandato al Dipartimento PAU di procedere alla disposizione della variante urbanistica al piano regolatore vigente di Roma Capitale. E poi prosegue naturalmente e al fine di ampliare il perimetro del parco agricolo a Rone Galeria, di adottare sì la variante generale del PRG, ma naturalmente la prima parte del dispositivo dice di dare mandato al Dipartimento PAU. Quindi non è questa la delibera che avvia una variante urbanistica, l'ho detto più volte. Questi timori sinceramente del consigliere Pelonzi continuano ad essere incomprensibili all'Aula, sono timori non giustificati, soprattutto quando parla di parco di competenza statale, perché così non è, è un parco agricolo, è citato all'interno delle norme tecniche. In questo momento io non mi sento assolutamente neanche di mettere in dubbio il deliberato in alcun modo a seguito dell'intervento del collega. Mi sarei invece resa disponibile a valutare tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno proposti dal suo gruppo, così non è, questo non è avvenuto e da questo io non posso cogliere una disponibilità a collaborare o a migliorare un documento. Grazie.